Nel frattempo abbiamo in collegamento telefonico Pino Taglialatela. Buonasera Pino. Buonasera. Buonasera. Ecco, credo che Pino ci senta, la regia tra poco ci metterà in onda anche Taglialatela in modo che lo sentano tutti. Pino, partiamo subito con una domanda facile sulla partita di ieri. Insomma, la difficoltà forse era nel tenere la concentrazione alta e la squadra ci è riuscita alla grande, quindi un altro passettino verso l'eccellenza. Ma queste sono le partite più difficili. Noi sapevamo che queste partite vanno prese seriamente. Poi soprattutto abbiamo un allenatore che certamente non fa mai mancare il suo apporto, soprattutto nei confronti dei ragazzi, a tenerli sempre sulla corda. E sa che praticamente li conosce bene, lui li vive tutti i giorni, e credo che il mister sia veramente il fuoriclasse in più che abbiamo nell'Ischia. Sinceramente, sto imparando moltissimo, me ne avevano parlato bene a livello di allenatori, lo conoscevo come calciatore, come persona, ma sto veramente scoprendo una persona e un allenatore veramente unico per queste magari categorie, e soprattutto per come sa farsi apprezzare dai suoi ragazzi, anche perché l'Ischia ha una rosa importante. Parecchie volte in panchina rimangono buonissimi calciatori, ma grazie al mister che è riuscito a creare veramente un gruppo importante, sono tutti praticamente concentrati sull'obiettivo finale e non mollano niente. Sono veramente una famiglia, un gruppo veramente solido e, come ho detto prima, devo ringraziare l'allenatore che ha creato veramente un qualcosa di importante nello spogliatoio. D'altronde, senza il gruppo, senza l'unità, non si va da nessuna parte, e il mister ha fatto un lavoro enorme al di là dell'aspetto tattico, tecnico, ma credo proprio a livello mentale, a livello di uomini, perché questa è una squadra veramente composta da uomini veri, ragazzi che stanno facendo tanti sacrifici, e io non posso far altro che ringraziarli tutti. Ecco Pino, proprio su questo in realtà mi hai anticipato la domanda, partendo dal mister, ma andando poi anche alla squadra che è una squadra importante, ma ricordiamolo sempre, è rigorosamente composta da calciatori ischitani, così come voi società avete voluto imporre sin dal primo momento praticamente. Ecco, col senno di poi, no? All'inizio c'era stato anche qualche polemica su questo aspetto, ma credo che possiate essere ampiamente soddisfatti, al di là di quello che poi sarà il risultato finale, manca ancora tanto, però riuscire a creare così tanto entusiasmo, ma anche a raggiungere questo tipo di risultati, se ci riesci con giocatori ischitani e un allenatore ischitano, oltre che una dirigenza ischitana, probabilmente, ha un sapore migliore, no? Sì, ma è l'obiettivo del presidente. Noi ci atteniamo a tutto quello che lui vuole. D'altronde è lui che ha voluto l'Ischia, mi ha chiamato qualche anno fa per praticamente progettare questo suo sogno. Io sono stato subito d'accordo per un semplice motivo, perché ha detto che praticamente dobbiamo far crescere i giovani calciatori di Ischia. Allora il mio impegno con l'Ischia, magari non tanto per quest'anno, ma magari tra qualche anno, quando l'Ischia si stabilirà nella posizione, nella categoria che merita, perché l'Ischia merita sicuramente altre categorie, allora potrò dedicarmi al 100% a quello che voglio fare con i ragazzi di Ischia. Perché credo che a Ischia ci siano veramente tantissimi talenti giovani che hanno bisogno di un qualcosina per farli prendere il volo, e credo che su questo possa essere molto bravo. A me piace tanto seguire i giovani, però in questi
in questi 2 anni, magari anche per l'anno prossimo, bisogna dedicarsi alla prima squadra perché dobbiamo crescere, dobbiamo cercare di raggiungere quegli obiettivi che ci siamo prefissati nel momento in cui D'Abbondo ha voluto prendere l'Ischia. Ed è grazie anche ai tifosi, e soprattutto ai tifosi, che oggi esiste l'Ischia, no? Perché era sparita per l'ennesima volta, e solo con la bellissima follia, la chiamo così, dei tifosi ischitani, che l'Ischia in questo momento c'è. Io ero stato anche interpellato, ma non ho creduto in un certo, nel senso che quando ci sono certe situazioni, credo che è giusto che noi, che abbiamo fatto calcio a un certo livello, crediamo in altre situazioni nell'organizzazione, e soprattutto in qualcuno che d'altronde ti dà una base importante alle spalle. Però quella lucida follia dei tifosi ha portato al momento a questo risultato, e quindi non possiamo fare altro che ringraziare i tifosi. E io mi sono commosso, tra virgolette, la partita con il Pianura. Se non sbaglio, in studio c'è Ciro, io ho fatto i complimenti perché hanno creato un qualcosa di unico. Sono sensazioni, ecco, che tu puoi provare quando giochi in squadre importanti come Napoli, dove i tifosi veramente impazziscono per la squadra, e io le ho vissute con il Pianura. Questo credo che vuol dire che c'è qualcosa, un'alchimia importante tra tifosi e squadra, che li fa volare. Perché se l'Ischia ha vinto con il Pianura, e sì, merito di Billone, sì, merito dei ragazzi, ma credo sia soprattutto merito dell'ambiente, che si è compattato e ci ha dato una dimostrazione di affetto incredibile. Un'ultima domanda, possiamo dire che l'obiettivo è quello di centrare il prima possibile l'eccellenza in modo che un po' come è successo l'anno scorso si possa già cominciare a programmare il futuro, no? Perché poi una delle caratteristiche più importanti e secondo me vincenti di questa società è che è riuscita a partire con i tempi giusti, e quindi a programmare sia il mercato, ma non solo il mercato, tutte le scelte, in maniera, insomma, più ragionata e oculata, sull'anno successivo. Quindi anche quest'anno, insomma, i presupposti ci sono tutti. Sì, però sai, conosco troppo il calcio. Noi bisogna che, ecco, l'ambiente, soprattutto i calciatori, l'allenatore, devono lavorare in questo campionato. Noi società già siamo proiettati al futuro, quindi non ci faremo trovare impreparati. Il primo anno è stato, ecco, proprio un anno di apprendistato, perché non conoscendo niente di queste categorie, noi eravamo partiti in prima categoria, poi siamo stati ripescati. Quindi diciamo che se quest'anno le cose stanno andando meglio, è grazie all'esperienza dell'anno scorso che abbiamo fatto, e devo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato con noi, hanno creato praticamente, hanno messo la prima pietra per poi far sì che questa squadra quest'anno sta dando delle soddisfazioni non solo alla società, ma soprattutto, credo, anche ai tifosi dell'Ischia. Quindi noi già siamo pronti per affrontare qualsiasi tipo di situazione, sia quello che viene da questo campionato, e già siamo proiettati per l'anno prossimo. Ma questo lo siamo a livello societario. A livello di squadra e allenatore devono ancora fare tantissimo per arrivare a quell'obiettivo che tutti quanti ci aspettiamo. Pino, c'è un'ultima domanda da studio, Ciro Curci. Ciao Pino, buonasera. Ciao, Ciao Ciro, buonasera. grazie innanzitutto per i complimenti che mi hai fatto, cioè, ci hai fatto sia pubblicamente che in privato. E niente, ti volevo dire che innanzitutto la società, così come i calciatori, il loro primo campionato l'hanno vinto perché hanno riportato quell'entusiasmo che oramai al Mazzella si era perso, voi per le tante vicissitudini che purtroppo questa piazza ha dovuto patire dagli ultimi anni di Lega Pro, dove anche tu hai vissuto qualcosa in quei tempi, dal fallimento e tutto il resto. Quello che parlo a nome mio personale, ma che posso sicuramente esprimere il pensiero comune della piazza, è quello che la tifoseria chiede un progetto, seppur a lungo termine, che però abbia una continuità, perché
quella continuità che la storia dell'Ischia Calcio non ha mai avuto, o se l'ha avuto per brevi periodi. Quindi quando il presidente D'Abbondo disse io porto l'Ischia in Serie C in 10 anni, io subito ho detto dove si firmano 100.000 volte che, ma non per la Serie C in 10 anni, cioè in primis per la Serie C in 10 anni, ma anche e soprattutto avere una società che duri 10 anni, sarebbe la cosa più bella che la storia dell'Ischia Calcio potesse avere, potesse ambire. Ripeto, io vi ringrazio per quello che state riuscendo a fare, anche perché so che comunque in società non ne siete tantissimi, quindi quel tanto lavoro che c'è da fare lo dividete in pochi di voi. La mia domanda è, secondo te l'anno prossimo l'Ischia che tipo di campionato, premettendo che io sono già convinto che l'Ischia sia in eccellenza? Premettendo che l'Ischia salga in eccellenza, secondo te l'Ischia l'anno prossimo che tipo di campionato possa fare? Ma sì, diciamo che il presidente ci tiene tantissimo e quindi con me ha fatto un discorso molto serio ed è una persona estremamente seria. Avete visto che lo vedete pochissimo perché è un carattere tutto suo particolare, segue tantissimo l'Ischia. Vi dico che oggi pomeriggio mi ha chiamato e addirittura era già dal nostro sponsor tecnico a fare le nuove maglie per il prossimo campionato, per dire quanto è appassionato il nostro presidente. Magari lo vedete poco, parla poco, perché lui è fatto così, ma è molto concreto, non fa mancare niente alla squadra, abbiamo tutto a disposizione, abbiamo creato un settore giovanile da niente, e questo devo ringraziare anche Carmine Di Meglio, l'Ischia Soccer, tutte le persone che praticamente stanno collaborando con noi, di cui credo fai parte anche tu e stai vedendo come sta crescendo questo progetto. E questo ti fa capire che è un progetto praticamente a lunghissima scadenza, perché noi sappiamo benissimo che senza una base, senza un settore giovanile non andiamo da nessuna parte. Per quanto riguarda poi il prossimo anno, lo sai, siamo molto scaramantici perché il calcio è fatto anche tanta di scaramanzia. Però, come ho detto prima, noi già stiamo programmando, già abbiamo degli obiettivi, già sappiamo come muoverci, già ci siamo mossi, ci stiamo muovendo. Sicuramente non vogliamo mai bruciare le tappe. Credo che dovessimo riuscire ad andare in eccellenza, faremo sicuramente un campionato importante. Poi sai benissimo che partiamo in una maniera e poi possiamo vedere un attimino a dicembre che cosa succede, però siamo pronti per tutto, siamo pronti sia per quanto riguarda di fare un campionato sereno, tranquillo, nel senso di stare lì con una squadra sempre importante, e poi mano a mano vediamo un pochettino che cosa succede, anche se io sono convinto che le cose vanno fatte con molta, diciamo, tranquillità. Certamente l'entusiasmo delle volte può fare brutti scherzi, però siccome abbiamo una buonissima programmazione, sappiamo che se non, siccome il presidente poi vuole esclusivamente calciatori isolani, noi stiamo aspettando anche un pochettino che crescono i nostri ragazzi. Credo che quest'anno avete visto tanti giovani ischitani, 2001, 2000, 2002. Più avanti vedrete anche dei 2003 che praticamente fanno parte dell'Ischia, della rosa, della prima squadra, ma giocano nel settore giovanile che sta avendo veramente un successo inaspettato, perché abbiamo praticamente giovanissimi allievi che stanno facendo dei campionati importantissimi grazie ai propri allenatori. E soprattutto sono quelli che praticamente ci riforniranno per il futuro
per l'Ischia Grande, per la prima squadra. Quindi noi guardiamo molto a questo e questo fa capire l'importanza del progetto. Sicuramente quello che poi servirà per fare una squadra importante, per poi fare magari più avanti, fra un anno o due, il salto importante, il presidente già l'ha programmato. Perché abbiamo parlato spesso che quando poi da qui non so a quando arriveremo in Serie D, lì bisognerà poi rivoluzionare un pochettino tutto. Finché l'Ischia non andrà in Serie D, la composizione societaria rimarrà come questa di quest'anno. Non ci saranno entrate nuove di dirigenti e di direttori sportivi, perché il presidente non li ammette in queste categorie. Quando si andrà in Serie D, lì ci sarà sicuramente un lavoro totalmente diverso e allora lì è previsto degli impegni economici sicuramente diversi e soprattutto un direttore sportivo importante che ci possa poi far fare quel salto che tutti noi aspettiamo da anni. Grazie Pino, lo volevo fare presidente. Solo una cosa, io c'ho una mezza idea, già lo so, vai. Merchandising, Pino. Pino, tutti vogliono comprare le maglie dell'Ischia, cioè cerchiamo di Di fare. organizzarci per questo, Pino, come già ti avevo chiesto a luglio, Io pure agosto. volevo fare una domanda a Pino. Vai, va, grazie, vai. Pino, Batman. Sì, ciao Pancrazio, Ciao, buonasera. senti, una curiosità. Ma Dimmi. vista l'apatia che ha accompagnato la squadra nel primo scorcio di campionato e dopo ben 9 vittorie e un pareggio si è riuscita di nuovo a stimolare la passione sopita, non vi siete mai scoraggiato per questo distacco che c'era con il territorio, da un punto di vista emotivo, di partecipazione No, emotiva? grazie, perché credo che quando, come ho detto prima, ho fatto calcio, so come vanno queste cose. Se tu non dai qualcosa, soprattutto quello che diceva Ciro prima, questa è una piazza che è stata flagellata. E nelle ultime situazioni, quando l'Ischia è andata in Serie in Lega Pro, io ero presente perché davo una mano, poi c'era Dino Celentano e Lello Cardino che mi hanno chiesto di dare una mano, però a differenza di Dabundo, Lello Carlino e Dino Celentano si sono praticamente affidati a personaggi del calcio che sinceramente pensavano più a se stessi che al bene dell'Ischia. E quando tu non pensi al bene di una crescita di una società e fai buttare soldi inutili e non li fai investire nella crescita della società, succede quello che è successo in quegli anni. Quindi, giustamente, il tifoso ischitano, l'ambiente, prima di appassionarsi e di capire, aspetta un attimo, adesso ci appassioniamo, andiamo quest'anno allo stadio, poi l'anno prossimo non c'è più nessuno, giustamente vuole vedere un attimino che stiamo facendo, no? Ed è lecito ed è giusto. Quindi i ragazzi, e qua devo ringraziare questo gruppo fantastico di giocatori e soprattutto con il loro capo che è l'allenatore, e poi senza dimenticare tutto quello che stanno facendo Massimo Buonocore, il prof Di Maio, Michele Migliaccio, il nostro magazziniere, i nostri due massaggiatori, De Novellis e il suo collaboratore, e poi tutte le strutture che ci stanno supportando per quanto riguarda gli infortuni dei calciatori che li abbiamo recuperati in tempo di record. Voglio fare un ringraziamento particolare al professor De Nicola che collabora con noi costantemente. Quindi quando c'è un'organizzazione, quando mettiamo queste basi importanti, allora ecco, adesso credo che la piazza sta capendo l'importanza di questo progetto e si sta entusiasmando. E io dico, fa bene ad entusiasmarsi perché è un progetto che al di là di quello che succede in campo, c'è cioè fuori noi, può succedere tutto in campo, fuori noi siamo pronti a tutto, cioè nel senso che non è che scappiamo domani mattina, siamo qua e vogliamo portare l'Ischia dove merita. Il Presidente ha detto delle cose, me le tengo per me, poi magari le diremo più avanti. Perché lui è una persona che vede molto avanti,
mi ha fatto, non dico delle promesse, perché è quello che vuole lui, quindi io credo in questo progetto, voi mi vedete sul campo, non dico 24 su 24, ma ci sto veramente volentieri perché stiamo facendo qualcosa di importante finalmente per Ischia e per l'Ischia. E soprattutto, come ho detto prima, nel momento in cui saliremo di categoria e andremo almeno in Serie D, io mi staccherò e mi dedicherò al 100% ai ragazzi. E quello è il mio obiettivo, è l'obiettivo che ho promesso al Presidente, ecco, di far finalmente poi uscire qualche calciatore importante che finalmente ritornerà a giocare magari in Serie A. Grazie, grazie Pino, veramente un contributo importantissimo. In bocca al lupo per tutto e complimenti perché comunque vada è già una vittoria. Buon lavoro e buona serata. Grazie a voi e complimenti a voi per la trasmissione e in bocca al lupo a tutti.